Ciao a tutti, benvenuti sul canale di Passione Uncinetto. In questo video tutorial andremo a realizzare la maglia che avete visto in anteprima. L'andremo a realizzare con questo meraviglioso filato della Tessiland ed è un 150 grammi per 360 metri. Andremo a realizzare un top down a sprone rotondo, uncinetto numero 6. Siamo pronti, vi lascio al tutorial. Allora, prendiamo il filo e l'uncinetto e avviamo 70 catenelle, quindi li portiamo tutti sul dritto e li chiudiamo la prima con l'ultima con una maglia bassissima. Facciamo una catenella, rientriamo di nuovo nella stessa maglia e facciamo una maglia mezza alta, quindi continuiamo così per tutto il giro di maglie mezze alte. Allora, terminate le mie maglie mezze alte, 70 maglie mezze alte, andiamo a fare il secondo giro. Il secondo giro sarà tutto di aumenti, quindi facciamo una catenella, rientriamo nella stessa maglia e facciamo una maglia alta. Rientriamo di nuovo e facciamo la seconda maglia alta, il nostro primo aumento. Quindi facciamo due maglie alte, 1 e 2. Allora, due maglie alte e un aumento. Uno. Ci vediamo qui per continuare. Andiamo a fare un aumento e due maglie alte, lo facciamo per tutto il giro e ci vediamo qui per continuare. Allora, fatto il secondo giro di due maglie e un aumento, ho fatto tutto il giro e adesso facciamo il terzo giro. Il terzo giro andiamo a fare il punto V ad incrocio. Facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e una di separazione. Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto e ritorniamo indietro di una maglia. Quindi questa è quella con la catenella, quella prima della maglia lavorata. Quindi prima della catenella andiamo indietro di una maglia e lavoriamo un punto V. Filo sull'uncinetto, saltiamo 1, 2 e nella terza entriamo e facciamo una maglia alta e una catenella. Prendiamo il filo sull'uncinetto, ritorniamo indietro di una maglia, perciò questa è la maglia lavorata, quella prima. Andiamo in quella prima, entriamo e facciamo una maglia alta. E questo è il punto V a incrocio. Rifacciamolo di nuovo, andiamo più da vicino, un pochino più da vicino, e andiamo a fare il punto V ad incrocio. Quindi filo sull'uncinetto, saltiamo 1, 2, nella terza entriamo e prendiamo e facciamo una maglia alta, una catenella. Prendiamo il filo sull'uncinetto e ritorniamo indietro di una maglia. Questa è quella che questa è quella lavorata, questa è quella che deve rimanere libera e questa è quella che dobbiamo andare a lavorare. Quindi entriamo in questa e facciamo una maglia alta. E abbiamo fatto il punto V ad incrocio. 1, 2, nella terza entriamo e facciamo maglia alta, catenella. Ritorniamo indietro, entriamo e facciamo una maglia alta. Filo sull'uncinetto, saltiamo 1 e 2 e nella terza entriamo e facciamo maglia alta, catenella, ritorniamo indietro e facciamo un'altra maglia alta. Quindi facciamo filo sull'uncinetto, saltiamo 1, 2, nella terza entriamo e facciamo una maglia alta, una catenella, filo sull'uncinetto, ritorniamo di una maglia indietro e lavoriamo una maglia alta. 1, 2, nella terza entro e faccio maglia alta, catenella, ritorno indietro di una maglia e lavoro la maglia che ho saltato. Quindi facciamo tutto il giro di punto V ad incrocio e poi ci vediamo qui per continuare. Ve lo faccio vedere da vicino così almeno si vede meglio. Questo è il punto V ad incrocio. Allora, terminato il terzo giro, andiamo a fare il quarto giro. Il quarto giro
è fatto di aumenti, dobbiamo andare ad aumentare. Quindi andremo ad aumentare dentro il punto V, quindi andiamo con una maglia bassissima, passiamo dentro il punto V e facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, rientriamo e facciamo una, due e tre maglie alte, compresa la catenella, sono 4 maglie alte in ogni punto V. Quindi passiamo nell'altro punto V e facciamo altre 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Passiamo nel punto V successivo e facciamo altre 4 maglie alte, 2, 3 e 4. Punto successivo facciamo altre 4 maglie alte e così via per tutto il giro. Quindi facciamo questo aumento. Ogni punto V facciamo 4 maglie alte e poi ci vediamo qui a termine del giro, ci vediamo qui per continuare. Allora, finito il terminato il quarto giro, vedete come si presenta il lavoro. Il mio lavoro si presenta bello piatto, non deve essere con tipo ondulato, quindi deve essere bello piatto il cerchio. Quindi andiamo a fare il quinto giro. Il quinto giro è fatto tutto di maglie mezze alte, quindi ogni maglia alta che noi abbiamo sotto facciamo una maglia mezza alta. Quindi prendiamo tutte le maglie mezze alte e lavoriamo così fino al termine del giro e poi ci vediamo qui per continuare. Tutto il giro di maglie mezze alte. Allora, terminato il mio giro di maglie mezze alte, adesso dobbiamo andare a fare di nuovo il punto V ad incrocio e poi andiamo a fare un altro aumento. Quindi partiamo con un altro punto V ad incrocio, quindi facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e una di separazione. Prendiamo il filo sull'uncinetto, ritorniamo indietro di una maglia, andiamo indietro di una maglia, entriamo e facciamo una maglia alta, saltiamo 1, 2 e nella terza entriamo e facciamo maglia alta, catenella, ritorniamo indietro di una maglia e lavoriamo una maglia. Quindi lo facciamo per tutto il giro e ci vediamo qui per continuare. Ho terminato il mio sesto giro con i punti V ad incrocio, quindi andiamo a fare un altro aumento. Questa volta andremo a fare in un punto V facciamo 4 maglie alte, mentre nell'altro faremo 3, alterneremo 3 e 4 maglie alte, quindi 3 catenelle che valgono come prima maglia alte e altre 2 maglie alte. Quindi nel prossimo punto V faremo l'aumento, cioè 4 maglie alte a posto di 3, 4, quindi 2, 3 e 4. Nel prossimo punto V faremo 3 maglie alte, 2 e 3, e in questo punto V faremo 4 maglie alte, quindi alterneremo 4 e 3 maglie alte per tutto il giro e ci vediamo qui. Alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Quindi facciamo tutto il giro alternando 3 e 4 maglie alte e ci vediamo qui per continuare. Allora, ho fatto l'aumento alternando 4 maglie alte e 3 maglie alte, sono andata avanti per tutto il giro. A questo punto dobbiamo andare a fare un giro di maglie mezze alte, quindi catenella, rientriamo di nuovo nella stessa maglia e facciamo una maglia mezza alta. Nella maglia successiva un'altra mezza maglia e quindi dobbiamo andare avanti a fare tutto il giro di maglie mezze alte. Allora, terminato il mio giro di punti mezzi alti, adesso dobbiamo andare avanti facendo un altro giro di punto V ad incrocio, dopodiché faremo altre maglie alte, 3 maglie alte ogni punto V e poi un altro giro di maglie mezze alte e abbiamo finito il nostro sprone. Quindi facciamo altri 3 giri e poi ci rivediamo qui per continuare. Allora, ricapitolando, dobbiamo andare a fare un giro di punto V
ad incrocio, un giro di maglie alte ogni punto V, facciamo 3 maglie alte per tutto il giro e poi ci ritroviamo qui per continuare. Allora, terminato l'ultimo giro di maglie alte dentro il punto V ad incrocio, il mio sprone è concluso, quindi lo mettiamo in 2 e questo è il mio sprone. Adesso vi dico anche le misure. Allora, quanto misura? Ed è 44 centimetri, quindi 44 centimetri. Vi ricordo che io sto facendo una taglia SM, quindi ho 13 centimetri per 45 centimetri, 13 per 45 centimetri, quindi per una taglia SM va benissimo. Adesso andiamo ad unire il nostro sprone. Da questo momento in poi lavoreremo, come vedete io mi sono fermata al punto alto, quindi adesso andremo a fare il punto mezzo alto, quindi il pezzo, il busto, diciamo, del mio maglioncino verrà tutto lavorato a maglia mezza alta e a spirale, per evitare la linea che si forma con la maglia alta, quella linea fastidiosa che a me sinceramente non mi piace, quindi preferisco fare un lavoro più lungo ma più pulito. Quindi farò la maglia mezza alta tutta spirale, il busto del mio maglione. Quindi andiamo a dividere le maglie per fare il giro maniche e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, ho diviso le mie maglie e quindi ho lasciato per la manica, ho lasciato 16 centimetri, 16 centimetri, poi aggiungerò delle catenelle qui, quindi allargherò un pochino da questo momento. Allora, riprendiamo il nostro lavoro, quindi entriamo nella maglia del marcapunti e facciamo una maglia mezza alta, quindi facciamo 1, 2, 3 catenelle, andiamo nell'altro marcapunti, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia alta e uniamo lo sprone, quindi con una maglia mezza alta e abbiamo unito lo sprone. Quindi continuiamo con le maglie mezze alte, andando avanti con le maglie mezze alte fino a raggiungere l'altra metà dello sprone. Quindi a maglie mezze alte andiamo a chiudere l'altra metà facendo 3 catenelle, quindi girando sempre a spirale dobbiamo andare avanti per la lunghezza che vogliamo e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, ho lavorato in lunghezza il mio maglioncino a spirale, ok? Ora vi dico i centimetri che sono andata avanti dopo il motivo. Io sono andata avanti per 27 centimetri, quindi dal collo al giù la maglia mi misura 39 centimetri. Allora, a questo punto andiamo a fare il punto elastico, quindi andiamo a fare un giro di maglie alte, quindi facciamo la maglia bassa, ce l'abbiamo, facciamo 2 catenelle, sostituisce la prima maglia alta e andiamo avanti facendo un giro tutto di maglie alte. Terminato il mio giro di maglie alte andiamo a fare i punti a rilievo, quindi facciamo una catenella, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo sulla destra del nostro punto destra e usciamo alla sinistra, giriamo e prendiamo e lavoriamo una maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, passiamo dietro il punto e lo prendiamo dietro e facciamo una maglia alta, quindi una maglia in avanti e una maglia indietro. Dobbiamo andare avanti così per tutto il giro, quindi andiamo avanti così facendo dei giri con le maglie a rilievo. Andiamo avanti così prendendo le maglie a rilievo davanti e dietro e quindi proseguiamo e facciamo l'elastico del nostro maglioncino. Quindi maglia in avanti, presa in avanti e maglia presa dietro.
quindi una in avanti e maglia presa dietro, quindi entriamo dalla destra del punto, usciamo alla sinistra, peschiamo il filo e lavoriamo la maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, entriamo in avanti, questa è, quindi entriamo in avanti, entriamo sulla destra, usciamo dalla sinistra, prendiamo il filo e lavoriamo una maglia alta, e così vale per quella dietro, quindi entriamo dalla destra, usciamo dalla sinistra e facciamo una maglia alta, quindi proseguiamo così facendo questi giri di maglie a rilievo in avanti e dietro, e poi ci vediamo qui per continuare. Quindi continuiamo con l'elastico, dobbiamo andare a fare almeno un paio di centimetri di elastico e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il bordo ed elastico, andiamo ad occuparci della manica, quindi prendiamo il filo e l'uncinetto e andiamo a occuparci della manica. Entriamo in un punto qualsiasi della manica, entriamo qui e facciamo una maglia bassa. Due catenelle sostituiscono la prima maglia alta, quindi facciamo una catenella di separazione, ritorniamo, entriamo nella maglia e facciamo un punto V, quindi saltiamo 1, 2, nella terza entriamo e facciamo maglia alta, catenella, ritorniamo indietro di una maglia, entriamo e facciamo una maglia alta, saltiamo 1, 2, nella terza entriamo e facciamo maglia alta, catenella, ritorniamo indietro di una maglia e facciamo una maglia alta. Quindi andiamo a fare per tutto il giro maniche, andiamo a fare il punto V ad incrocio e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il mio giro di punto V ad incrocio, andiamo ad entrare con una maglia bassissima dentro un punto V e facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e altre 2 maglie alte. Quindi 1 e 2. Andiamo nel punto V successivo, altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi continuiamo a fare ogni punto V, facciamo 3 maglie alte al suo interno e quindi poi ci vediamo qui per continuare. Allora andiamo avanti a fare le nostre maglie mezze alte per tutto il giro, quindi abbiamo finito le tre righe, quindi dobbiamo andare a fare punto V ad incrocio, gruppetto di 3 maglie alte e maglie mezze alte. Lo andremo a ripetere per la lunghezza della nostra manica, dopodiché andremo a fare il punto elastico per fare il polsino, e qui alla fine della manica faremo delle diminuzioni in modo fino a quando non raggiungiamo la nostra circonferenza del nostro polso. Quindi andiamo a fare tutto questo, dopodiché nel collo andremo a fare dei giri di maglie elastico, quindi maglia a rilievo 1 e 1, l'andremo a fare qua, faremo un 2-3 cm e dopodiché il nostro maglioncino è terminato. Andiamo a fare tutto questo e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, il mio maglioncino è pronto per essere indossato, non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo tutorial. Se non volete perdere il prossimo tutorial, attivate la campanellina. Un bacio a tutti, ciao!